Ciao, sono la Vezzi Donald e voglio farvi dimostrare oggi l'F11 in prova di volo e ho scelto questo bellissimo posto in altura e vediamo dove riesco a mandare il drone. E adesso faccio la calibrazione, prima cosa da fare l'accensione del drone, poi si fa così, facciamo ruotare in questa maniera. Questa, vediamo se si carica. E vediamo quanti se riesco a tirarlo a 700-800 metri di qua, vediamo un po'. Prova di volo. Sì, direi che voltiamo di 100, mi sembra che ci sia. Vediamo la disposizione. Ok, può riprendere 857 metri e 8, è arrivato di distanza, adesso farà il ritorno a casa 120 metri e risale a 120 metri. Io sono sempre fortunato, sempre il tempo cambia in continuazione qui. Ha già affrontato un uragano questo drone. 100, diciamo 850 metri, ha perso il segnale col drone, poi vediamo sulla scheda quanto lui è arrivato. Eccolo qua, vi faccio vedere la precisione, io non lo sto comandando, vi faccio vedere la precisione di atterraggio. Porca miseria, sul sasso, tiralo su un attimo. Meno male che non tocca il sasso perché addio elica. Ho rischiato di perdere l'elica. È fantastico! 850 metri, 850 metri di distanza è arrivato, veramente impressionante.
questo è l'F11. Ho visto che ultimamente c'è la possibilità, svitando una vitina qui piccola, si può sostituire la telecamera con quella nuova, la 2K. Sto aspettando che la vendano, perché qua i cinesi hanno messo solo la 1080, ma io voglio la 2K e se come la vedo la voglio sostituire per avere delle immagini migliori. Ve lo consiglio, perché secondo me è una macchina economica, costa poco ed è veramente divertente da usare. E poi la cosa più sorprendente di questo drone è la durata della batteria. Ragazzi, fate 30 minuti con una batteria sola. Con due batterie state giocate per un'ora. Precedente ha fatto 850 metri di distanza, per cui è una gran bella distanza per un drone economico. E niente, devo dire che si chiude, guardate, ha fatto una caduta per colpa del tempo da 120 metri e non si è rotto, è caduto su una pianta e non si è rotto. Veramente ci sono affezionato. Adesso, se volete seguirmi, ho un sito subacqueo, www.subacqueavideoviaggi.it, e poi vedrete altri droni che prenderò, ma questo devo dire che ve lo consiglio davvero, economico ed è veramente ottimo. Ciao a tutti, alla prossima.
Jeremiah Fernandez right on the next penny for us here at the HK Beach fucking Resort. I saw stars on the pavement, California dreams, looked up through the bright light. DJ Mia, no stars did I see. You said it's all yours if you take. Make him stay, Merv. Don't let me leave, Merv.